Jetzt bringen wir zurück ins Jahrzehnt und zwar im Jahrzehnt 82. Grazie professor Rylands. Il museo che dirige ritengo sia innanzitutto una grande testimonianza della vita, delle idee di Peggy Guggenheim e di una eccezionale stagione artistica. Allora, come prima cosa le chiedo, come si preserva e come si comunica questo patrimonio e come se ne dà al mondo una corretta testimonianza, cioè qual è la mission della collezione? La missione della collezione è ovviamente quella dell'intera fondazione Solomon Guggenheim con la sua sede madre a New York, quindi facciamo parte di quella fondazione e al suo centro l'educazione, cioè la diffusione della conoscenza dell'arte moderna e contemporanea e poi anche la conservazione delle collezioni di opere d'arte, quindi abbiamo quella missione, ma in effetti, come lei dice giustamente, a Venezia abbiamo questa missione in più che è la promozione, la conoscenza, l'apprezzamento della carriera di Peggy Guggenheim, di sua vita straordinaria, una figura che ha messo il suo segno sulla storia del collezionismo, la storia dell'allestimento dell'arte moderna, intendo la sua galleria di New York negli anni 40, progettata da Frederick Kiesler, e poi innanzitutto il fatto che le opere sue, della sua magnifica collezione, fanno parte, spesso sono immagini anche di carattere di libri, di testo, fanno parte della storia dell'arte. Ricordiamo che Peggy, quando comincia a collezionare sistematicamente, a fine anni 30 a Londra, aveva in mente il museo, fin dall'inizio, non a Venezia ma a Londra, e quindi la sua vera memoria postuma consiste proprio nel museo, in cui anche noi, come lei, perseguiamo questa missione di diffondere l'apprezzamento, la conoscenza, addirittura l'amore per l'arte moderna. Peggy comprava per quello che per lei era l'arte contemporanea e quindi arte delle avanguardie della prima metà del XX secolo. E quindi per lavorare per lei, lavorare sempre con lei che guarda le nostre spalle, innanzitutto lavoriamo nel suo nome, lavoriamo per conservare e valorizzare per il pubblico, non solo conservare che è scontato, ma anche valorizzare la sua collezione, e anche la sequenza di mostre temporanee tendono a gettare luce sulle opere singole o sui movimenti della sua collezione. Quindi l'attività temporanea affiancato da quello della presentazione della collezione permanente funge anche come atto di studio, di approfondimento della sua collezione. Di questo sono molto fiero. Vi do un'idea anche un po' tangenziale, una mostra del vorticismo inglese, per esempio. Mm-hmm. E dedicare una mostra poco conosciuta in Italia, nato poco prima della prima guerra mondiale, che era la reazione in Inghilterra al cubismo e al futurismo. E allora, devo dire, quando avevamo anche la collezione Mattioli qui presente, eravamo forse un museo molto forte sia nel cubismo che nel futurismo. Quindi il triangolo fra questo movimento inglese e gli altri due movimenti era affascinante. E poi spesso facciamo mostre di artisti dell'espressionismo astratto americano, un movimento molto vicino a Peggy. In effetti il suo ruolo storico nella storia dell'arte negli anni 40 era proprio di promuovere quello che diventa conosciuto poi come il New York School e poi anche espressionismo astratto, quindi non solo mostre di Jackson Pollock ma anche di Adolf Gottlieb, di Richard Pussetard, William Basiotis e così via, quindi un approfondimento anche di un movimento molto vicino alla sua storia. Così ci divertiamo, ma perseguiamo anche la nostra missione sia di un approfondimento della storia dell'arte del XX secolo per il nostro pubblico nazionale e internazionale, ma anche un continuo arricchimento, secondo me, nel capire la collezione di Peggy. Un ultimo esempio, fra poco apriamo
alla prima importante retrospettiva della pittura di Mark Toby, visto alla Biennale nel 58, quando vince il premio del Comune di Venezia, ma il primo da 40 anni, e questo avviene qui. Peggy aveva un'opera di Mark Toby, e quindi questo Mark Toby, che viene escluso nella mostra, avrà la sua contestualizzazione nella mostra, ma di più capiremo meglio il rapporto fra Mark Toby e l'espressionismo astratto, che non è molto ben conosciuto, un pittore che non era affatto espressionista, era in qualche modo meno astratto di quanto uno pensa, e che a sua volta ha avuto un'influenza su Jackson Pollock. Quindi per allora andare ancora più in profondità, Jackson Pollock comincia nel 1946 a fare le composizioni all over, cioè tutto campo. Mark Toby, due anni prima, in una mostra al Willard Gallery a New York, fa la stessa cosa, mostra che sicuramente Jackson Pollock ha visto e ha anche lasciato la traccia del suo apprezzamento, di sua stima per Mark Toby. Ecco come il museo porta avanti il suo dovere per il suo amato fondatrice Peggy Guggenheim. E come si inserisce la collezione Peggy Guggenheim di Venezia, il suo museo, nell'ecosistema dei musei della fondazione Guggenheim? La collezione Peggy Guggenheim è stato donato in vita, inter vivos, come dicono gli avvocati, da Peggy Guggenheim alla fondazione dello zio, interamente, assieme al palazzo che lo contiene. Implicito qui è la condizione che la collezione rimaneva a Venezia. Quindi da una parte il museo, che fa parte interamente e di proprietà della Fondazione Solomon Guggenheim, che ha tutta la responsabilità fiduciaria, finanziaria, oltre a culturale, per la collezione. Dall'altra parte la volontà di Peggy è che rimanesse a Venezia, e così è stato. Quindi cioè, è un museo molto italiano, e posso vantare adesso anche fiero, Peggy lo era, che la collezione è vincolata dallo Stato italiano, che è generato parte del patrimonio italiano di cultura. Quindi è un museo italiano, sul territorio italiano, ma è anche altrettanto una parte della Fondazione Guggenheim, come il museo di Frank Lloyd Wright. Poi c'è il grande, favoloso museo Guggenheim a Bilbao, che invece è più una partnership con la regione dei Paesi Baschi, e quindi in qualche modo quello è un partnership, direi, e non interamente gestito. Quindi le opere che abbiamo qui, le opere che ogni tanto vengono donate al Museo di Venezia, sono donate alla Fondazione Solomon Guggenheim, invece la collezione a Bilbao appartiene ai Paesi Baschi. Quindi ci sono, in termini di governance, ci sono delle differenze. E come partecipa il museo alla vita degli abitanti della città che lo ospita e anche dei suoi turisti? Cioè, in altre parole, come si fa a vivere, si fa a far vivere ogni giorno un museo? Sono numerose le vostre attività parallele a quelle espositive, come quelle di documentazione, educative, di divulgazione, eventi, e le sono sempre stati a cuore, mi sembra. Sì, quando ho cominciato quel museo era un po' scettico della sua attività strettamente didattica del museo, cioè le scolaresche arrivavano, gli insegnanti erano più o meno impegnati, qualche volta più, qualche volta meno, e mi sembrava un'attività arida e non molto produttiva. Invece ho cambiato idea, perché adesso ho capito che l'attività didattica, il rapporto con le scuole del Veneto, ma anche oltre, è fondamentale all'inserimento della collezione nel tessuto della società veneziana, e questo non è una cosa astratta, lo viviamo di giorno in giorno, e quindi sentirsi parte della comunità avrà anche i suoi effetti molto pratici, tipo essendo un museo stimato al servizio della comunità, il rapporto con il comune si facilita per permessi, per tante cose, tutte le cose in cui un ente come nostro ha i suoi rapporti con il comune in cui vive, sono facilitate da una sensazione diffusa che il museo serve al bene e non è soltanto un appuntamento turistico, come
qualsiasi altro. Ritengo che anche per il turismo noi facciamo la nostra parte. Venezia dire quello che vuole sul turismo, lo vive e come, si sa benissimo dai negozi, alberghi, ristoranti, motoscafisti, guide, cioè la città ha molto questa vocazione turistica, noi contribuiamo a quello, ritengo. Ci sono sì gli amici del museo, cioè le forme di associazione, e questo è un altro modo in cui il museo è vissuto e accomuna consensi, forse volevo dire quello prima, il consenso attorno al museo poi è molto fondamentale. Poi si diffonde la fama, la passaparola è la miglior forma di comunicazione, forse i social networks lo sono ormai, ma la passaparola fa parte anche di quello. E quindi queste forme di programmazione attorno al museo, programmi per le famiglie, per i giovani, addirittura per i ciechi cioè i non vedenti, che abbiamo iniziato soltanto nell'ultimo anno in circa, sono aspetti fondamentali. Fare una mostra, aprire le porte, non è sufficiente. Ci vuole tutta quella programmazione, quella dinamica attività attorno e porta i suoi frutti. Venezia è un unicum, no? La collezione si inserisce in un flusso però di attività dedicate all'arte contemporanea e arte moderna e contemporanea, con pochi uguali, la Biennale, le fondazioni. Come partecipa la collezione? C'è un'attività anche legata al padiglione USA alla Biennale. Nella storia della collezione. Nel 1986 la Fondazione Guggenheim ha comprato il padiglione americano, che è l'unico padiglione privato nei giardini della Biennale. Ma forse più significante è che dall'85, già un anno prima, il Dipartimento di Stato americano si è sempre rivolto a noi per la gestione, dare supporto logistico, amministrativo, la gestione per mesi, eccetera. Quindi sì, abbiamo una vera partecipazione nelle attività della Biennale. Per il resto siamo parte di quella costellazione di realtà di arte moderna, e ce ne sono tanti. I bellissimi musei Pinot, l'Alto Grassi Dogana, la Fondazione Vedova, Capesero, che è un museo meraviglioso per chi lo visita, la Fondazione Prada è straordinaria, la città, l'Espace Vuitton, stanno crescendo queste realtà in città, quindi si potrebbe dire, personalmente sono uno storico dell'arte antica, e poi quasi con rammarico si vede Tiziano Carpaccio gettato nel buio sotto la bagliante presenza dell'arte contemporanea ormai, ma in certi sensi è anche vero, ma le città è elettrica quando c'è ogni anno la Biennale, per tutte le presenze, per tutte le diverse mostre, Fondazione Crick, Stampaglia, non dimentichiamo la Fondazione Cini con molteplici mostre, è la presenza più densa di arte moderna contemporanea nel mondo, in questo senso. E le istituzioni culturali, sia private che pubbliche, devono richiedere, promuovere, pianificare sostegno dai privati per le loro attività e iniziative. Questa istituzione, in qualche misura, a parte la sua origine, si può considerare un esempio di come ci si muove in questa direzione. In questi anni, quali sono le strategie vincenti in questo campo? Quali sono gli equilibri da preservare anche? Ma è vero che queste forme di sostegno funzionano molto bene quando c'è un semplice scambio di soldi e effimera comunicazione. Ci vuole la partecipazione, e questo è quello che ho trovato vincente, devo dire, trattandosi sia di persone, il nostro cosiddetto comitato consultivo consiste in una serie di persone che partecipano nella vita del museo, c'è un contatto continuo, si sentono parte di una quasi famiglia. Ma è anche vero, sorprendentemente, con le aziende nel 92, che significa che fra poco quest'anno celebriamo 25 anni, di un gruppo che si chiama Guggenheim Enterprise,
ed è una forma di associazione di aziende a sostegno annuale del museo. Nasce dall'idea che di individuare aziende pronte a investire nella cultura come forma di comunicazione. Quindi c'è una formula di business in questo, cultura come comunicazione, con l'idea anche di continuità, quindi non quell'evento effimero a cui ho riferito prima, una mostra, un evento, poi capisci come prima, invece continuità negli anni, questo permette a noi, sapendo che abbiamo sempre una ventina di aziende, di programmare le mostre tranquillamente fra 3 anni. Un'azienda viene, un'azienda va, ma c'è sempre questa piattaforma di finanziamento che dà a noi la continuità di programmazione e a loro la continuità di comunicazione. Però poi c'è quell'elemento di partecipazione, perché quando si mettono insieme queste aziende, che si conoscono fra di loro, posso aggiungere in dettaglio che c'è un elemento di esclusività merceologica, cioè non mescoliamo aziende rivali, sarebbe poco opportuno. E quindi queste aziende si sentono come un gruppo, si riuniscono, scambiano idee, fanno anche business fra di loro qualche volta, e comunque si trovano l'occasione di fare una cosa che ogni corso di business management propone, e che ogni azienda deve guardare fuori di sé, trovare altre realtà ed essere estroversa in questo senso. E noi diamo un'opportunità possibilmente alle aziende per questo finestra su altri mondi, quindi è un rapporto sinergico che funziona molto bene. Abbiamo verificato straordinaria lealtà e continuità fra le aziende ed è un elemento molto sano nella nostra non solo attività economica, ma di nuovo si tratta di consensi e di partecipazione. L'Italia è un paese speciale che per certi versi ambisce a essere normale. E circa la sua specialità, chiamiamola la grande bellezza, no? Che cosa potremmo fare di più e di meglio secondo lei per proteggerla, promuoverla e renderla ancora di più un patrimonio comune? Infatti, è difficile pronunciarsi su questo, sono d'accordo su tutto quello che dice. I musei italiani pubblici stanno trovando la strada giusta, acquisendo una forma di governance più privato. È molto generalizzante questo, ma in effetti il successo, in quanto è stato il successo della collezione Peggy Guggenheim, è stato non soltanto un'agilità nella gestione delle sue cose, soldi, programmi, eccetera, perché è privato, non è soggetto a mille controlli, mille consensi o assensi addirittura. Comunque il fatto che il museo è privato c'è un enorme vantaggio, ma non solo per semmai una quota ridotta di burocrazia, ma anche perché continuamente si reinveste in se stesso, cioè il successo al museo porta al vantaggio al museo stesso, porta gratificazione allo staff, letteralmente i soldi che guadagniamo da una sponsorizzazione, da una mostra di successo, da una sovvenzione dal pubblico eccetera, viene speso, investito proprio nel museo, quindi lo staff si identifica con il successo del museo, remano tutti fortemente in un'unica direzione, che è quello in cui il museo vuole andare, e questo non è necessariamente così nei musei pubblici, è una caricatura un po', ma se uno fa una bella mostra, arrivano 100.000 persone, 10 euro ogni biglietto, e se poi quei soldi scompaiono nelle casse pubbliche per essere spesi su musei lontani che non fanno niente, però che hanno bisogno, se c'è la ridistribuzione dei soldi, si disincentiva lo staff, cioè hanno lavorato tanto, hanno avuto grande successo, ma a che scopo? Devono ricominciare da capo con il prossimo progetto,
ed è, si tratta in effetti di un modello di marketing insegnato nelle scuole per il successo di enti culturali. È un cerchio virtuoso in cui il successo può essere successo. Una bella mostra con tanti literatori e ottimi sponsor che ha successo. Significa che il museo si arricchisce, trova consensi con la stampa, con le scuole, con i suoi garanti, eccetera. E tutti sostengono meglio il museo, i soci sono più numerosi, eccetera. Quindi i soldi crescono, la capacità di avere prestiti di opere aumenta, si reinveste in spazi più belli, più climatizzati, più mostre più ricche, eccetera. Quindi è un cerchio virtuoso. Esistono anche i cerchi viziati che sono l'opposto, qui tutto va male, però questo cerchio si mette in moto quando c'è l'impegno di tutti i dipendenti. I musei pubblici magari miglioreranno anche, questa sarebbe una mia proposta. Non tutti riescono, perché non tutti possono vantare un pubblico di turismo come Venezia o orgogliosamente una qualità di collezioni permanenti come quella della favolosa Peggy Guggenheim. E quindi il Ministero per i Beni Culturali deve essere un principe nei bilanci statali con tanti finanziamenti che possono aiutare i musei diffusi come sono per tutto il territorio, e quindi non si può arrivare sempre con un semplice business model di marketing a far pareggiare i conti di tutti i musei in Italia. Certi musei hanno grandi vantaggi, come il nostro per esempio. E siamo stati suoi ospiti e ospiti della casa di Peggy Guggenheim. Come è stato per lei in questi anni vivere in casa di Peggy? No, le feste sue erano bellissime, le più internazionali, perché tutti quanti che venivano a Venezia volevano venire a trovarla. Aveva un salotto straordinario di cultura, di collezionisti, di personaggi, scrittori, eccetera. Lo sappiamo dai suoi libri di ospite, perché faceva filmare anche chi veniva per un solo cocktail, e quindi sappiamo chi è passato per il suo salotto. Quindi era molto bello, erano le feste più ambite a Venezia nella sua epoca. Peggy stessa era una persona molto grande, simpatia, divertente, perché diceva sempre le verità, con qualche effetto umoristico qualche volta. Era una donna affettuosa e generosa nella sua amicizia. Era bellissimo conoscerla. Poi aveva in verità anche l'adone di tutta la sua gloriosa passata nell'avanguardia attorno a lei, per non parlare delle opere d'arte stesse. Grazie, professor Rylands. Prego.